È atteso per il 14 gennaio il Consiglio provinciale che dovrà decidere le sorti della provincia della VCO. L'opzione di Sesto è sempre più vicina, il passaggio è indispensabile affinché il Ministero degli Interni possa nominare i 3 commissari chiamati a gestire il passivo dell'ente di Viale dell'Industria, 32 milioni di euro. Esattamente come in ogni default saranno i tecnici a delineare il percorso dei debiti dell'ente. Al momento ogni spesa è bloccata, compresa la voce relativa al pagamento degli stipendi dei 95 dipendenti provinciali, circa 400.000 euro. Nuovo asilo comunale per i bimbi di Gavellona, nato nell'area ExCop, è una struttura moderna. L'asilo è costato quasi 2 milioni di euro con un finanziamento di 900.000 euro della Fondazione Comunitaria. 122.000 sono arrivati dalla Fondazione Comunitaria VCO, 200.000 dallo Stato come contributo perché realizza strutture ad alta efficienza energetica. Non va dimenticata la donazione dell'Associazione Buon Pastore di Gravellona Toce. E Daniele Curri, commercialista di professione, presidente provinciale Umpli Vercelli, il commissario chiamato a traghettare la Proloco Domese verso nuova vita. È stato nominato a livello regionale sul finire dello scorso anno. A breve, forse la prossima settimana, sarà già a Domodossola per prendere visione della situazione. 6 gennaio, ultimo giorno utile per visitare le vie dei presepi, iniziativa giunta alla 14ª edizione e patrocinata dal Comune della Valle Cannobina, un'opera d'arte voluta dall'Associazione Rinascita per Crealla e dal vecchio Comune di Falmenta. Quello che attende il visitatore è un luogo a misura d'uomo e fuori dal tempo. Nel borgo si moltiplicano le rappresentanze della natività. Presentate nei giorni scorsi al Forum di Omegna le nuove carte turistiche del territorio. Il progetto porta la firma delle Unioni Montane, Cusio, Mottarone, Due Laghi, Vallestrona, Quarne. Le mappe turistiche outdoor fra laghi e monti coinvolgono 22 paesi dal Vergante alla Vallestrona.